Gamescom 2019, ragazzi di multiplayer, siamo finalmente allo stand Nintendo. Nintendo che si è presentata alla Gamescom qui in fiera all'insegna della concretezza, quindi tanto da giocare e pochi orpelli estetici, poca roba inutile. Ricordiamoci che Nintendo è la migliore azienda di videogame sul mercato, che ha le più grandi IP della storia di videogiochi. Come Tomassini? Come? Ah, il fatto che io sia socio Nintendo e ne parli bene a video potrebbe essere reato? Va bene, allora dicevamo, si è presentato un po' in understatement Nintendo qui alla Gamescom. No, non lo possiamo dire perché hanno, prima di tutto ragazzi, un palco meraviglioso chiamato il Battle Stage, dove fanno una roba fighissima in cui prendono a pallonate il pubblico per selezionare i partecipanti che verranno bruciati nel caminetto di pixel là dentro. Ci sono dei premi, cotillon, il gioco a farla da padrone ovviamente è Smash Bros. Brawl, lo sappiamo, è il multiplayer per eccellenza di questo periodo su Switch. Una chicca che si sono portati, che hanno nascosto in una teca di vetro inaccessibile, e adesso mi staccheranno le mani perché faccio così, è la bellissima Nintendo Switch Lite, in uscita fra un po' di tempo, non mi ricordo quando, probabilmente in tempo per l'uscita di Luigi's Mansion, compatta, colorata, portatile, e a parte quella specie di cornice attorno al monitor, veramente un oggetto incredibile. E secondo me potrei diventare milionario con Nintendo Switch. Qui alcune postazioni ci accompagnano di Super Mario Maker, Super Smash Bros. Ultimate, ci accompagnano sul perimetro esterno dove possiamo aggirare all'esterno, perché comunque devo dire che Nintendo, pur essendo giornata della stampa, sta raccogliendo grandissimi consensi ed è veramente pieno di persone, pieno di file di persone che vogliono giocare. Layton, Mystery Journey e Spyro ci accompagnano verso il primo dei quattro titoli che fanno da padrone dello stand. Tantissime postazioni per Zelda Link's Awakening. Che cosa di dire di Zelda? Lo conoscete, è potenzialmente un grandissimo titolo in attesa di Zelda Breath of the Wild 2, già annunciato, un remake veramente convincente per stile, che alle 3 Nintendo avevano portato diorami, leziosità, roba del genere. Invece potete vedere qui, quello a farlo da padrone in quello stand quest'anno sono le postazioni di gioco. Accompagnatemi sempre, giriamo al perimetro, perché tanto a Nintendo hanno dei problemi e non ci fanno mai entrare a riprendere nemmeno col pass stampa, non si capisce bene perché, ognuno ha i suoi vizi, purtroppo dovrò parlare con Miyamoto e Fujikawa per vedere di risolvere questa cosa. Come potete vedere è veramente uno splendore di postazioni, ce ne sono tantissime e la fila c'è anche oggi nelle giornate della stampa. A seguirlo uno dei titoli che desta leggermente meno interesse ma è sicuramente un divertissement di ogni anno è Mario & Sonic Beiden Olympischen Spielen, che è la versione tedesca ovviamente di Mario e Sonic ai giochi olimpici. La prossima iterazione è sono quella serie di multigame che vi fanno sentire un po' dei simpatici ragazzi allegri mentre ci giocate, mentre fate dei gesti strani, mentre fate il gesto del canguro. Se vi piace competere con gli amici è uno dei party game più godibili, più semplici e più accessibili per passare le serate. Ma qui è un altro titolo tedesco che la fa da padrone, che è Pokémon Sword e Pokémon Shield, che sono ovviamente, non potete non averlo capito, Pokémon Scudo e Pokémon Spada, che attendiamo per fine anno, che quelli veramente dovrebbero esplodere il valore delle azioni della mia proprietà, e finalmente scalerò Nintendo e diventerò il padrone e entreremo di prepotenza nel mercato mobile, come mai, pieni di microtransazioni, e basta con questo essere ligi al bel gioco, alle IP importanti e alla tutela della nostra proprietà. Svendiamo! A seguirlo abbiamo quello che alle 3 è stato il mio e di Tomassini titolo della fiera, posso dirlo, per lo splendore con cui Nintendo l'aveva portato, Luigi's Mansion 3,
per Nintendo Switch. Umberto Mojoli e Lettera lo hanno penso dichiarato gioco della fiera per loro alle 3, perché veramente non era uno sleeper hit, però non ci si aspettava una qualità del genere da un titolo che comunque è sempre stato considerato uno spin-off, per quanto molto ispirato. Grandissima atmosfera anche qui dentro. Abbiamo incontrato anche Luigi, che qui in Germania, secondo me, vedendolo camminare e barcollare per la fiera, sembrava si fosse un po' abbandonato a qualche birretta di troppo. Ma come biasimarlo, io e Tommasini facciamo altrettanto. Quello che permette a queste inquadrature di stare stabili è semplicemente il motore del gimbal. Sarebbe impossibile altrimenti. Tommasini è lì che barcolla come se fossimo in barca. Comunque, bellissima l'installazione di Luigi's Mansion 3. Ci sono delle proiezioni anche a muro che purtroppo Tommasini non è stato in grado di prendere, ma che potete vedere probabilmente proiettate sui cartelloni più grandi dove ci sono i loghi del gioco. Veramente affascinante, e la gente si sta divertendo un sacco. Io vorrei salutarvi a questo punto, perché a Tommasini avevo promesso che lo stand di Nintendo sarebbe stato tutto qua, e invece sorpresona dell'ultimo momento, a fare seguito all'Indie World, alla presentazione che c'è stata e a nessun fegatello che abbiamo fatto, e gli impedirò di farne, quindi non avrete nessun dettaglio di questi giochi, dovrete vederli l'Indie World che c'è stato mi pare ieri, comunque pre-apertura della Gamescom. Comunque la parte dedicata agli sviluppatori indipendenti che Nintendo Switch sta supportando sempre con più forza, perché è una risorsa importantissima per continuare a erogare giochi meravigliosi ai possessori della console. La portabilità è la morte sua, come si direbbe di una buona pizza al pomodoro. Europa, What the Golf, The Tourist, Wild Hills, Mosaic, Northgard, Trine 4, Scalebuy, Pugs, Hollow Knight, Silksong, e questi sono soltanto alcuni dei tantissimi titoli che potete trovare sullo store online di Nintendo. Ma poi voi pensate che sia finita, e invece no, Tommasini, e invece ci siamo sbagliati ancora, perché dietro di me c'è ci sono altre due grandissime postazioni che ci siamo dimenticati, che sono Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, penso uscito una mesata fa, perché mi ricordo che c'è stata la campagna pubblicitaria proprio su multiplayer, e due capolavori, vorrei dire, di cui io conosco vita, morte e miracoli, ma purtroppo non ho tempo di raccontarvi nulla in più del titolo di Trials of Mana e Panzer Dragoon, che mi ricordano quanto sono vecchio e mi rimembro di quando giocavo da piccolo e questi nomi avevano un senso per me, e invece adesso si perdono come lacrime nella pioggia e sfumano in questo rosso meraviglioso che è il rosso Nintendo. Alla prossima, ragazzi! Dal rosso di Nintendo invece io rispunto, perché Tommasini, tu pensavi che fosse finita, invece lo stand di Nintendo nasconde tantissime sorprese, e infatti volevo soltanto accompagnarti qua per chiudere veramente questa volta, oppure no, ma volevo farti vedere che ci sono due titoli in uscita a settembre, mi pare, non vorrei dire una cagata, non vi arrabbiate, roba del genere, ma ne sono quasi convinto, che sono Dragon Quest 11 e soprattutto l'edizione di Deus Ex Machina, un nuovo titolo esclusiva per Switch, ma di cui però più che altro voglio farvi vedere, grazie ai potenti mezzi messi a mia disposizione, la tamarrata che è la Switch con il Demon Ex Machina Split Pad Pro, only for Nintendo Switch. Ve la faccio vedere in tempo reale, qui non andiamo neanche di fegatello, facciamo live. È veramente super tamarra, non so se vi piacerà, se siete fan ovviamente delle giapponesate ve le potrete godere. A questo punto, ragazzi, devo dire la verità, Nintendo spero che abbia dato tutto quello che poteva dare, però facciamo capolino anche dietro l'altro angolo, che non si sa mai, però direi che assolutamente al checkpoint non ci farebbero più passare. Io, ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo stand.